Bodurut. Ciao! In questa lezione vediamo l'alfabeto persiano. Spiego un po' come è fatto l'alfabeto. Il nostro alfabeto è fatto di 32 lettere. Lo leggo una volta e vediamo un po' i suoni. Alef, Be, Pe, Te, Se, Jim, Che, He, He, Dol, Zol, Re, Ze, Je, Sin, Shin, Sot, Zot, To, Zo, Ein, Rein, Fe, Off, Kof, Gof, Lom, Mim, Nun, Vov, He, Ye. Adesso categorizzo alcune lettere che hanno lo stesso suono, quindi impararli a memoria è molto più facile. Comincio proprio dall'inizio dell'alfabeto e li categorizzo. Alef, ce n'è solo uno. Be, Pe, Te. Qui abbiamo una lettera che ce n'è un altro più avanti, quindi comincio a categorizzare. Con il suono di Te abbiamo due lettere, Te e To. Andiamo avanti. Se. Con questo suono, quindi S, abbiamo tre lettere. Se, Sin e Sod. Quindi tutti e tre hanno il suono di Se. Ci sono parole che si scrivono con Se, quelli che si scrivono con Sin e quelli che si scrivono con Sod. Jim, ce n'è solo uno. C'è, He, abbiamo due. Quindi il suono He si scrive o con He oppure con l'altro He che alla fine, verso la fine dell'alfabeto, il preultima lettera. Andiamo avanti. He, ce n'è solo uno ed è molto glutturale, quindi H. Dol, Zol. Qui abbiamo la categoria più lunga del suono, che in persiano rimane sempre il Z dolce. Z. Come quando diciamo casa o quando diciamo rosa, rimane sempre questo suono, di cui fanno parte Zol, Z, Zod e Zo. Tutti e quattro sono pronunciati Z. Andiamo avanti. G, Shin, Ein, Gein. Gein è come la R francese, è un po' più otturato, di cui fanno parte due lettere. Gein e Gof. Tutti e due sono pronunciati G. Fe, Kof, Gof, Lom,
Mim, nun, vov e ye. Il resto sono quelli che ho messo nella categoria. Quindi, chi vuole cominciare a imparare l'alfabeto persiano, questa è solo la forma libera. Poi più avanti facciamo come si scrive all'inizio, in mezzo e alla fine della parola. Per adesso impariamo un po' i caratteri e soprattutto associamo un po' le lettere ai suoni, così non ci sembra così tanto 32 lettere, invece sono molto meno i suoni perché abbiamo un te, un suono te che si scrive in due modi. Te, to. Abbiamo il suono se che si scrive in se, sin e sod. Abbiamo il suono ze che si scrive in quattro modi: zol, ze, zod e zo. Poi abbiamo gof e rein, cioè quindi il suono re che si scrive rein e off. Ale, bebe, se, cin, ce, re, do, sol, re, ze, je, sin, shin, so, to, so, ein, re, be, o, ko, la, mi, nun, va, va.